Dopo la commemorazione del mattino davanti a quelle che sono le macerie dell'hotel Rigopiano, la giornata è poi proseguita con una fiaccolata, una fiaccola per ognuna delle 29 persone che hanno perso la vita dal bivio tra Farindola e per andare su a Rigopiano fino alla chiesa di Farindola, dove l'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti ha celebrato una santa messa per ricordare le 29 persone che un anno fa hanno perso qui la vita. Ma dobbiamo avere il coraggio di dare messaggi di speranza, di non lasciarci vincere dal dolore, anche se il dolore è forte e purtroppo ci scava dentro, sempre di più. Ma se noi, così come ho detto nell'omelia, non puntiamo il dito contro il dolore ci schiaccia, ma perché il dolore viene dalla paura e la paura viene dal demonio. E quindi dobbiamo avere il coraggio di andare al di là di tutto questo e credere in quella verità eterna della risurrezione finale a cui siamo chiamati e che speriamo sia la sorte anche di tanti fratelli e sorelle che purtroppo sono morti in questa circostanza. A distanza di un anno questa tragedia che cosa ha lasciato in chi li ha colpiti, le persone che sono state colpite? Ma oddio, certamente ha lasciato un grande vuoto, perché le persone che sono rimaste sentono fortemente la distanza da persone care, oltretutto persone tutte molto giovani, però dovrà essere questo il motivo per un ricominciare, dovrà essere questo il motivo per un riprendere forza, per un riprendere cammino. Certamente non è facile, ma abbiamo anche il dovere, noi che direttamente non siamo stati colpiti da questo dolore, di pregare per loro, di aiutarli, di far sentire la nostra vicinanza, la nostra solidarietà. Non occorre dire tante parole, occorre starci. No, ma dove la devo posare adesso a questa? Pure qua. Una qualsiasi. Ma una qualsiasi. Adesso io. Giusta lei? Ah, ci penso io, ci penso. Grazie. Perché questi sono grandi. Non ci sta Claudia. Ecco Claudia. Sono io Claudia. Questo sta. Thank you.